Queste tre radio comprensive di microfono sono di Sergio di Catania. Ha scritto dei fogli, questo è il foglio di presentazione, però non lo leggo perché non mi va di citare quello che c'è scritto sopra. Scrive che sono state viste queste radio, sono state già controllate. Solo questo è guasto e quindi dobbiamo sistemarle, poi magari vediamo i fogli. E io sinceramente mi trovo in difficoltà perché non so nemmeno come agire, ecco. Perché onestamente se una radio che faccio io va in mano a un altro tecnico e poi sono dei commenti, a volte dà fastidio sentire certe, quindi mi limito solo a sistemarle se ci riesco, ecco. Comincio con questa qui, che mi sembra la più semplice, poi andiamo avanti. Allora, su questo c'è scritto che va in trasmissione, però non va in ricezione. Si sente solo il ronzio all'interno. E poi c'è il pulsante dell'AM/FM che è bloccato, non va bene. Non so se ce l'ho per sostituirlo, adesso vediamo quando lo apro. Però credo che dipenda dal microfono, dal cavo oppure dal connettore, perché se si trattava del finale di bassa frequenza non usciva nemmeno la modulazione, perché va importante quella la modulazione. Ola, ola. E quindi adesso lo apro e lo controllo. Il problema non è nel microfono, anche se ho fatto fatica a smontarlo sto microfono per vederlo, no? Dopo ce ne metto un altro di questi qua. Il problema è proprio il commutatore CB più A, era proprio spaccato all'interno. È tutto rovinato, è stato forzato dentro. Boh, io non so se ce l'ho uno uguale per cambiarlo, anche perché qui si rischia di fare guai. Per togliere la basetta dove c'è pure il display sopra, bisogna dissaldare tutti questi punti di saldatura qua per tirarlo fuori e vedere se si può cambiare. È un po' complicato perché se si esagera un po' con il saldatore si rovina tutto qua. A smontarlo siamo riusciti. Ora devo vedere, forse, probabilmente, nella roba vecchia. Devo andare a vedere qui nella cassa della roba vecchia. Mi ricordo che forse ho qualcosa lì conservato di questo apparato. Conservato, un apparato vecchio. Devo vedere se non l'ho buttato di là e magari vi cambio tutta la schedina. E niente, niente, c'è la radio, c'è, però ci manca proprio questo qua, ci manca proprio questo. Non riesco a trovare l'interruttore, ricordo di averle comprate qualche anno fa per una radio, ma dove le ho messe? Non ricordo dove le ho messe, c'ho un sacco di cassette qua e ho controllato, ma non riesco a trovarle. Ah, li ho trovati, adesso devo vedere quelli che si possono adottare. Non hanno la borchia attorno di metallo, però dovrebbero andare bene. Adesso vedo se riesco a cambiarlo. L'ho messo, ma ho dovuto adattarlo perché ha i contatti più larghi di quello suo. Adesso devo solo sperare che non tocca sulla parete interna del frontalino, se no non posso fare niente. Il problema, sapete qual è? Che se io adesso non riesco a sistemarlo, speriamo che poi non ci sono lamentele e dice me l'hai rotto del tutto, perché quando non si possono fare le cose non c'è niente da fare, ecco. In questo modo spero di averlo risolto, vediamo un po'. Sì, possiamo dire che è risolto, resta un po' più fuori, però va bene. L'unica cosa è cercare di stare attenti e di non essere violenti quando ci schiaccia, perché se consideriamo che quello aveva attorno un supporto di metallo ed è stato danneggiato, figuriamoci questo adesso che è solo il supporto di plastica. Quindi c'è anche l'audio, ho aumentato un po' la modulazione perché era scarso e quindi adesso va bene. Hola! No, siamo in FM, siamo in AM. Hola! Hola!
Hola, hola. E con questo possiamo dire di aver finito. Ho cambiato pure il connettore del microfono. E adesso metto la vite e poi passo all'altro, al prossimo.